Cambiamento e innovazione viaggiano sempre insieme, sono un binomio importante. E così anche Asonext da anni si sta concentrando sulla ricerca di nuovi mercati e nuovi prodotti, nuovi materiali che possono essere realizzati con gli impianti di cui disponiamo. Asonext, a partire dal 2012, ha iniziato ad inserire nella propria produzione gli acciai inossidabili. Gli acciai inossidabili sono parte ormai della nostra produzione, ma si è reso necessario investire molto, molto tempo e molti anche soldi per recuperare il divario di esperienza che ci separava dai competitor. Oggi, dopo aver consolidato una base solida sotto il profilo tecnico-metallurgico per gli acciai di più largo consumo, che sono gli acciai austenitici, gli acciai martensitici e i duplex, insomma, un po' più semplici, ci stiamo dedicando al completamento della gamma, focalizzandoci su prodotti di più alto valore aggiunto. Ed è così che quest'anno l'attenzione sarà rivolta a tre progetti fondamentali. Tre progetti fondamentali che delineano una ben precisa direzione, perché ce ne saranno anche altri, ma questi tre fanno parte della linea più importante. Il primo, che è la produzione degli acciai super austenitici, con particolare interesse per l'F44, di cui abbiamo già condotto con successo la sperimentazione, e già oggi possiamo fornire prodotti per riforgiatura. Il secondo è invece dedicato alla realizzazione degli acciai super duplex, acciai che abbiamo già prodotto anche in passato, ma stavolta vogliamo spingerci su sezioni maggiori rispetto a quelle prodotte in passato. Per la riforgiatura arriveremo a diametri fino ai 500 mm e poi ci dedicheremo anche a consolidare l'F53 e l'F55 su sezioni minori, ma con la possibilità anche di garantire proprietà meccaniche e quindi di servire il mercato, un mercato diverso rispetto a quello degli anni passati. Il terzo è quello dedicato alle super leghe di nickel. Le leghe che avevamo già negli anni scorsi introdotto nel mercato abbastanza timidamente, perché non era un prodotto sulle quali potevamo inserirci da subito in maniera prepotente, ma attualmente possiamo produrle con una consapevolezza diversa, perché abbiamo acquisito un bagaglio tecnico tale da lasciare al secondo piano aspetti meramente produttivi e concentrarsi invece solo sulla qualità finale del prodotto. Sarà quindi un 2021 contraddistinto da una parola, la parola super.